Ciao Bettes.it, la prima pietra, eccolo qua. È la terza regia di Rolando Ravello. È stato uno dei primi serial killer del cinema italiano. Era Liguano in Homo Sblu di Alex Fascelli. È stato lanciato al cinema da Ettore Scola, il romanzo di un giovane povero. È un attore fantastico ed è un regista molto interessante. Tutti contro tutti era una commedia sociale su squatterismo, piccolo borghese. Siamo costretti, nuovi poveri, siamo costretti a occupare le case. E non ce l'aspettavamo. Bello, bel film sulla linea della commedia all'italiana. Dalla difficoltà ha anche un piccolo sorriso, ma era un film molto interessante e molto più verso quasi il dramma che non la commedia, che è qualcosa che c'è anche nella prima pietra. Il secondo era più favolistico, era più romantico, era una commedia sentimentale con Amnesia, con una bellissima Ambra Angiolini e un dolcissimo Edoardo Leo. Ti ricordi di me? Adesso con la prima pietra arriviamo a un film molto difficile che non mi è piaciuto, ma che perché? Perché è una commedia drammaticamente travestita da tale, in realtà è un dramma. Infatti mi ha ricordato un film intitolato Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio di Isotta Toso, dove ci sono gli stessi attori, Serra Yilmaz, Kasia Smutniak e anche Francesco Pannofino. Ma torniamo alla prima pietra. Nella prima pietra c'è un narratore che è Francesco Pannofino che racconta appunto di questa pietra che viene lanciata in questo cortile di questa scuola, l'Istituto Scolastico Paganini, da un bambino musulmano, e dopo questa pietra lanciata che rompe un vetro e va addosso, va in testa al bidello interpretato da Valerio Aprea, vengono convocate davanti al preside la mamma del bambino musulmano, la nonna del bambino, la mamma del papà musulmano, il bidello e la maestra che era in cortile con i ragazzini e che doveva appunto sorvegliarli, controllarli, stare con loro e che non si è accorta appunto di questo lancio di questa pietra. Allora, il film, il preside è Corrado Guzzanti, e Corrado Guzzanti per quanto mi riguarda è sempre un attore che non riesce a essere cinematografico perché è sempre Corrado Guzzanti, non riesce mai a essere un personaggio, anche se in questo film Ravello è bravo perché lo porta quasi a interpretare un uomo che non sia Corrado Guzzanti, che fa uno stupendo sketch dei suoi. Questo preside, che io avrei voluto seguire, avrei voluto che fosse il protagonista, intanto manca un protagonista, fate il preside, dalla prima giornata, dal risveglio, perché? Perché è su di lui che andiamo, è su di lui che cerca disperatamente di far dialogare questi che litigano, che si offendono per ragioni razziali, per ragioni culturali, per ragioni religiose. Lui fa il bue, a un certo punto si mette a imitare un bue a quattro zampe sulla scrivania, parla di Sant'Agostino cercando in Sant'Agostino un punto di contatto perché era il grande santo della religione cattolica che però veniva dall'Algeria, era berbero. Insomma, questo preside è che poi vuole mettere in scena, perché siamo in prossimità del Natale, un po' come in questi giorni quando esce in sala la prima pietra di Rolando Ravello, sta pensando a una recita che deve andare in scena e quindi vorrebbe sbrigare dirimere questa questione molto velocemente, non ci riuscirà. Il film è molto teatrale, è tratto da una pièce. E si vede perché c'è una sorta di unità di luogo, tempo e azione, anche se c'è all'inizio questo narratore un po' alla Amélie onnisciente di Francesco Pannofino che introduce. Quindi c'è Guzzanti che è il protagonista senza essere il protagonista. Abbiamo una commedia che non è particolarmente una commedia perché i toni, soprattutto della coppia musulmana di Serra Yilmaz e Kasia Smutniak, che erano nel film Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio, sono molto duri e sembrano appartenere a un altro film. Infatti, è anche un film tremendamente aggressivo nei confronti dei musulmani, proprio perché lo sono loro. Quindi, genera nello spettatore, secondo me, una reazione piuttosto di rigetto nei confronti di questi due personaggi, che sono troppo duri, troppo, troppo duri, troppo pietrosi, troppo un po' ottusi nella loro scrittura. E soprattutto Serra Yilmaz, che è la donna più simpatica del mondo nei film di Fezza Nospet, che qui è cattivissima, e anche la Smutniak è abbastanza avulsa dal contesto. Poi c'è una Lucia Mascino che fa
questa insegnante New Age un po' cretina, un po' troppo per i miei gusti, un po' troppo esagerata, un po' troppo New Age, un po' troppo banalmente New Age, che annaspa anche lei in questa situazione perché vorrebbe vorrebbe creare una pace ovviamente biologica, biologicamente sostenibile, diciamo. Poi c'è Aprea, ci sono Aprea e Yaya Forte che fanno appunto i bidelli, anche loro un po'. Yaya Forte è troppo bella, è troppo simpatica, è troppo amabile per un personaggio del genere, non ho capito cosa che c'entrava nel fotogramma. Aprea più adatto, però è un film strano, anche perché a un certo punto diventa anche molto slapstick, a un livello molto molto semplice, troppo. Viene servito un caffè, nessuno si rende conto che c'è della colla e si incolla la bocca delle persone. È strano, no? Che sia presente questa gag così primitiva all'interno di un film su che dovrebbe inserire appunto lo scontro culturale. Scontro culturale! Questo è Sirius Man dei Fratelli Coen. Non lo so, era molto difficile farlo e soprattutto c'è questa, mi ha lasciato una, il mondo dei bambini che ha un ruolo fondamentale nella chiusa del film, non esiste. E il mondo dei bambini è quello che ha lanciato la pietra. E quindi perché non si scava, perché non si indaga anche lì? È un film difficile da fare. È un film difficile da fare. E forse Guzzanti, che è sempre così diciamo ingombrante nei film e non riesce mai a essere cinematografico perché è sempre solo Corrado Guzzanti, allora a quel punto io avrei preferito che si puntasse tutto su di lui, cioè facciamo il protagonista il preside, anche perché lo è di fatto, è quello che strappa anche qualche risata, è quello che è anche più umano, perché non sono umani gli altri personaggi, sono molto macchiettistici. In chiave negativa le due musulmane, che sono veramente molto molto toste, in chiave un po' troppo cretina l'insegnante di Lucia Mascino, che era meravigliosa in Amori che non sanno stare al mondo, meravigliosa, è un po' mortificata come attrice, e anche in chiave appunto anche lì un po' troppo aggressiva Aprea e Yaya Forte. In mezzo Corrado Guzzanti, avrei voluto che il film fosse tutto su di lui, cioè la prima inquadratura doveva essere il preside che si svegliava e andava a scuola, a quel punto forse avrei amato di più questa commedia, che non è troppo tale e che esci e pensi, secondo me ho visto un dramma, che non è proprio quello che hanno intenzione i realizzatori, secondo me. Sant'Agostino diventa Saturnino, che non è particolarmente sofisticata come battuta, e l'Isis diventa l'Isef, che non è particolarmente sofisticata come battuta. A un certo punto ci sono appunto questi equivoci linguistici, però Rolando Ravello è un regista che sta facendo un percorso molto interessante e sarò sempre molto curioso di vedere un suo prossimo film. La prima pietra, ciao Bettist.